Posso ridere anche oggi Andrea De Lucente perché il Vasto Girardi ha vinto questo scontro diretto contro il Treppini, forse il primo vero scontro diretto di questo campionato. Parlavamo con Mister Farina che avevate già affrontato tre trasferte complicate, insomma ogni domenica è una prova di maturità e questa forse è stata la più convincente e allo stesso tempo anche la più importante. Sì, diciamo che sapevamo di dover uscire indenni da questo trittico di partite, lo abbiamo fatto alla grande, oggi un primo tempo davvero una bella squadra, potevamo chiudere con un risultato più rotondo, poi loro sono venuti fuori accorciando, noi siamo stati bravi a rimettere le distanze al giusto posto e quindi abbiamo portato a casa un risultato importante che ci fa sorridere ancora di più e ci fa stare nel posto che meritiamo. È un periodo particolare questo del campionato perché sappiamo che insomma, fino a ottobre, metà novembre, si allunga la classifica tra le squadre di metà classifica, poi quelle da lassù, questo più 6, insomma, dà una grossa fiducia anche poi per gestire bene gli impegni di Coppa perché è inutile negare che volete tornare in finale anche quest'anno. La Coppa è un obiettivo che il mister sa, il più 6 sicuramente ci dà morale, sapevamo e sappiamo che questo è il momento importante, il momento in cui si può decidere tanto di questo campionato, il campionato sarà ancora lungo però dando un'impronta importante già da adesso vuol dire iniziare a segnare la classifica verso quello che deve essere il nostro obiettivo che è la vittoria finale. Abbiamo ancora qualche scontro diretto, qualche scontro importante. Come dicevi tu, abbiamo affrontato trasferte insidiose e in casa abbiamo saputo dare sempre il nostro segnale a questo campionato. Quindi noi ci siamo e contiamo di rimanere primi in classifica per tutto il campionato. Un altro fattore positivo che forse a differenza delle annate precedenti, a dicembre forse non bisogna intervenire sul mercato. assolutamente non penso che dobbiamo intervenire. Abbiamo una rosa importante, da premettere che oggi mancavano giocatori come Petrone, Marinucci Palermo non era al meglio, Sabatini è uscito poco dopo, quindi vuol dire che chi è entrato ha saputo far bene e non vedo la necessità di andare sul mercato a prendere giocatori quando quelli che ci sono stanno dando il loro contributo e stanno facendo capire quali sono le intenzioni di questa squadra.